Come nella passata stagione, alla quarta giornata, il Milan chiede alla Lazio i 3 punti indispensabili per ripartire di slancio dopo un avvio a singhiozzo. Il turnover stavolta premia Vieri al debutto dal primo minuto in campionato al fianco di Shevchenko. Già segnò 11 volte contro i biancocelesti. Nella Lazio invece confermato il tandem d'attacco di Canio Rocchi. A centrocampo rientra Liverani e debutta già Lombardo. Peruzzi è fuori uso e in porta Vassereni, che si deve inchinare dopo appena 12 minuti al pallone d'oro Andriy Shevchenko. L'ucraino si conferma la bestia nera dei laziali e sblocca subito il risultato, saltando netto Stendardo e scaricando in rete di prepotenza. Se al primo affondo il Milan è in vantaggio, al secondo è già 2-0. Passano solo 2 minuti e un cross di Pirlo manda in affanno la difesa avversaria e soprattutto Sereni, che non trattiene. Kakà in agguato e deve solo depositare in rete. E il tabellino marcatori rossonero assomiglia a quello contro Siena e Fenerbahce. La Lazio prova a rialzarsi dopo il micidiale 1-2. Zauri ingaggia un corpo a corpo con Nesta in area. Resta in piedi ma tira in condizioni precarie di equilibrio. Kakà e Shevchenko sono immarcabili e al 25esimo sfiorano il terzo gol, stavolta in combinazione. Il brasiliano crossa, l'ucraino stoppa e gira di sinistro. Ma Sereni c'è. Oddo su calcio di punizione collauda i riflessi e il piazzamento di Dida, senza patemi la deviazione in angolo. Il presidente biancoceleste Lotito per una volta è senza parole, mentre la notizia del gol di Vieira mitiga la gioia di Galliani. Lazio rinnovata d'inizio ripresa con Manfredini e Pandev in campo per Giallombardo e Berami, ma è sempre comunque Milan. Lancio chirurgico di Seedorf, che taglia in due la retroguardia laziale e pesca Shevchenko solo davanti a Sereni, e stavolta il vice Peruzzi si prende la rivincita. La squadra di Delio Rossi riesce comunque ad arrivare dalle parti di Dida, ancora con Oddo che prova il diagonalone, pronto l'intervento del portiere rossonero. Terzini sotto i riflettori, risponde dalla parte opposta a Cafu, che chiama al tuffo Sereni. Vieri prova a ribadire in acrobatica rovesciata ma non trova la porta. La squadra di Ancelotti si diletta nel possesso palla ma lascia sempre qualche spiraglio dalle parti di Oddo, cui Stam anticipa anche Dida. Poi è Rocchi a sfruttare il cross dalla fascia destra, ma il suo colpo di testa è impreciso. Il colpo di grazia per la Lazio arriva a un quarto d'ora dalla fine. Baronio si infortuna 6 minuti dopo il suo ingresso in campo, ma Rossi ha già effettuato tutti i cambi. Il Milan allora gioca al tiro a segno e Sereni prima deve respingere una rasoiata di Kakà e poi viene graziato da Ambrosini, che fa tutto bene tranne il tiro risolutivo. Come un anno fa dunque, la Lazio diventa il trampolino che permette al Milan di rilanciarsi, tanto più che la difesa messa sotto accusa dopo Marassi esce stavolta senza gol al passivo e assolta con formula piena. Shevchenko, 149 gol con la maglia rossonera, ma soprattutto una vittoria importantissima questa sera. Possiamo definirla una vittoria scaccia crisi? Mai, non è stata nessuna crisi. È una vittoria sicuramente importante guardando la classifica. Tutte queste parole credo che stati tanti. Squadra deve trovare sicuramente continuità, perché non può giocare una partita bene poi dopo trovare qualche difficoltà. Sicuramente manca un po' di fortuna, però squadra c'è, sta giocando molto bene e oggi è stata una bella dimostrazione, sono felice. Adesso ormai ogni 3 giorni dobbiamo giocare e ripetere sempre in campo che siamo una grande squadra. Senti, soprattutto un dato importante oltre alla vittoria questa sera è che la difesa è rimasta concentrata e determinata e non è scappato nulla alla difesa stasera. Sì, è un punto positivo sicuramente importante, che anche oggi abbiamo difeso tutti insieme, è stato bella concentrazione, importante non prendere gol, e abbiamo fatto 2 bellissimi gol.